Ciao a tutti da Tiger, siamo in un nuovo video di Ugo, siamo nella parte 3. Ugo è lo specchio stregato con la mia ragazza. Tutti. E oggi andiamo a fare l'ultimo livello dei bambini. Bimbo Troll, iniziamo. Yes. Castorandia. Vichinghi e castori in questo gioco ci sono. Che capolavoro. E ora sei solo. In realtà è più simpatico questo. Però il mio preferito è il primo livello dove c'è la... Ho un messaggio importante per l'imperatore. Sì. Vuole fare Giulio Cesare, non hai capito cosa vuole fare? Lui è Giulio Cesare. Sono romani. C'è un troll con un enorme cannone a palle di neve che potrebbe distruggere il nostro castello e rubare tutti i nostri pregiati tesori. Cosa? Il mio capolavoro preferito? Prendetelo! Prendetelo! Ok. Allarme! Allarme! Vabbè, partiamo, caricamento in corsa, non capite. Sì, sì. Tu? No, non c'è più male. Vabbè, saltalo se vuoi. C'è entrato. Allora, con cerchio si spara e con guardato si picchia. Oh oh. Andiamo. Come carino. Yuhu. Questo dovrebbe essere il livello più difficile tra i tre. Anche perché i nemici non muoiono mai, 3000 colpi devi tirare. Perché hanno le armature, capito? Ponte abbassato. E poi il livello che lagga di più, non capisco perché, si vede che gli dà fastidio la neve al programma. A me l'inizio non danno però, eh. Mi sta laggando però. Io ho semi settaggi al massimo però. Muori, mamma mia, 3 anni! Lo so, ci mettono 3 anni. Primo checkpoint preso. Io sono dentro il castello. Sì, pure io ho preso adesso. Yuhu! Voglio buffarlo al record questo qua. Vabbè, a me mi interessa superarlo. Sì, ho sbagliato al record. Beh, il problema è che le palle di neve... Ma hai notato che abbiamo doppio cuore? Cioè, ogni livello che tu completi... Cioè, siamo più resistenti adesso, hai notato? Se tu noti, se tu prendi una pozione della vita... Sì, ma quando colpiscono, invece... No, praticamente ogni livello che tu... Tipo, essendo che abbiamo completato i primi due livelli, adesso noi abbiamo più vita. Cioè, se finiamo il primo cuore, quando ci colpiscono, abbiamo un altro cuore. E altri due cuori. Cioè, siamo quasi immortali. Non lo sapevo sta cosa, lo sai? C'è entrato. C'è entrato. Se invece non ti colpiscono, poi il prossimo nemico ti dà direttamente il cuore in te. Esatto, oppure ti dà la vita. Esatto. Ma poi se tipo noi questo livello lo facevamo come primo livello, partivamo solo con un cuore, quindi era più difficile. Ma è più facile così. C'è entrato. Tipo a me adesso ci sono questo qua, gli ha dato il cuore. Una vita extra. Vedi, io tipo ho 3 cuori pieni e mi ha dato una vita extra. Ma tu sparalo da lontano con il bazooka. C'ho lo scudo, capito? No, lui gira intorno, lo prendi di spalle, non è un problema. Ma poi lo colpisci pure, non è un problema. L'ho colpito col quadrato, comunque, morto lo stesso. Ok. Ma tu sei a posto, quale stanno le problem? Nessun problema. Quindi che stavo cadendo nell'acqua? Io, mamma mia. C'è entrato! C'è entrato! C'è entrato! Dice sempre la stessa. C'è entrato! Sono a 37 gem. I livelli di Ugo erano quelli più difficili, ma non mi ricordo. Quelli? Quelli di Ugo erano più difficili.
Yuhu. Perché dovevi saltare, fare, è un casino. Poi ogni livello dovevi battere la strega. Alla fine. Devi fare proprio attenzione che so calenare. Minchia, quanti cuori mi ha tolto. Hai capito che sono colto in acqua, però non sono morto perché avevo tanti cuori. Io invece l'ho avuto due volte e sono morto. No, mi ha ucciso, Gesù Cristo, mannaia. Centrato, centrato. Ho recuperato la vita, meno male. Quante vite hai? Due. No, vite totali ne ho sette. Preso. Cuori due. Centrato. Ma quello con la spada conviene ucciderlo col... Ah, va, picconate. Ammazzato. Preso lo spara, perché quello ti viene addosso mentre lo spara e non muore mai. Ci vogliono sempre quattro colpi di cannone per ucciderlo. Ma morire, ha capito che ha morire. Perché ci sono il salto, perché se va un po' più a casa nell'acqua. Centrato. Oh, è più forte il bastone quando lo picchi che il cannone. E invece quelli con la spada sempre con quelli sto passando. No, ma è più forte picchiare. È più forte l'attacco col quadrato, te lo dico. Invece in quel modo li sto picchiando a quelli. Ma no, li faccio tutti così. Quando che schifo, quando è sacchettino, mi butto le gemme. Indietro. Pure io la vedo. Centrato. Ma sei in quella caverna in cui ci sono le torce? No, sono in quelle scalette di legno. Ci sono le torce a sinistra. Centrato. Col fuoco. Dove c'è la cascata? Sì, sì, pure io. Ah, sei più avanti di me allora. Sei più avanti. Stai andando più veloce? Non va bene. Cuore, va male. Checkpoint! Ma come fai a colpirmi dal laser? È perché te le lancia. Te lancia i piselli di neve. L'ho colpito proprio in destra. Ma quando salta mi fa venire l'ansia, ti giuro. Non è preciso. Centrato. Ma quanti ce ne sono? Una vita extra! 8 vite, vai, affamato. Ah, sei alla cascata, sei. Ma io sono arrivato mo' alla cascata. Dove c'è il checkpoint? Ma io sono più male. Ancora là sei, non me lo dici? No, ma non te lo dico. E quanto mai non ti vendichi? Io sono praticamente dove ci sono tutte quelle... più avanti, l'altro checkpoint della cascata con dove ci sono quelle cose di legno da gettare. Sì, lo so, eppure io sono arrivato là adesso. Ah, però cioè, sembra che lo sto prendendo tutto, sai? No, pure io le sto prendendo. A quando sei? Io sono al 99 al momento. Io sono... No, non ho preso il checkpoint. Ah, no, era un altro qua. No. Ah, quante ne hai? Ne ho 80. E io ne ho di più di te, come mai? Ma te le toglie? Quando perdi le toglie? Ma no! Ma perché le devi rifare poi? Ah, ecco. E non è che l'ho preso tutte quelle vite? Yuhu. In quel cazzettino qui. Yuhu. Come sta cosa? Yuhu! Centrato! Centrato! Oh. Hai però che si sta no, ma è caduto. Non è che faccio te? Centrato! Vai fare! Centrato! Perché ti ha fatto sparare così come i ciuoti? 105 ne ho! 105? 105 gemme. Oh! Tu cazzi, scusa, tu fai il curdere tutta la vita tua. Mi viene l'ansia di cosa hai fatto, te lo giuro. Pure a me. Mamma mia, come sono strette queste cose, guarda. Centrato. Altro checkpoint, dai. Centrato. Centrato.
Minghia, c'è quello grosso. Vita extra. Ah, come lagga, raga. E con il lag l'1-2 manco più cazzo. 127 gemme e checkpoint. Mi sembra di essere arrivato indietro. Sono arrivato alla fine. Pure a me. Cioè, mi sembra di essere a livello al coso precedente. Sì, ti dà pure a me questa sensazione. Yuhu! Ehi, morti, mamma. Era forte questo. Più forte, ammazzati proprio, che fai? Scusa, ma perché ho visto il checkpoint da lontano, meno male che l'ho preso e ho visto. Girati mala morta sta facendo. E avevo paura che non riuscivo a prendere il checkpoint, dovevo rifare tutto da quel fondo. Ma tu hai finito il livello, sei a posto? No, no, no. Quasi. Sto quasi arrivando dal boss. Ma io forse sono arrivata. Possibile, che questo? Se è lui, se è quello là del filmato, sì. È lui. Devi devi rincorrerlo. Devi rincorrerlo. E picchiarlo. Ah no, allora no. Però ci sono quelle cose che ci sono. Ah vabbè, vaffanculo, guarda qua, va. Ma devo andare a capire quello là. Giro tonto, quanto è cazzo il mondo. Questo appena adesso devo prendere quello centrale. E poi questo è arrivato al boss. Sì, qua, sei arrivato allora. Centrato. E poi si va sotto praticamente. Sì, e là c'è il boss. Una volta, 3 o 4 volte devi colpire. Sono sotto. Centrato. 3 volte colpito. Cioè 2 volte. Yuhu. Che di puttana, mamma. Centrato. Mamma mia. Sono sotto. Una caverna, tipo. Ucciso. Finito. Completato. Là non le puoi usare là, sono vietate. E come lo devo colpire da qua? Con quadrato. Lo devi inseguire e picchiarlo con quadrato. Livello al 100%! E non ho fatto nessun record, perché giustamente per prendere tutte le gemme. C'è che l'uccello che mi premo. L'uccello? Sì, cos'è? Un uccello. Scriba! Scriba! Che il troll era alto 12 metri e mezzo. 2 volte l'ho colpito. 4 volte lo devi colpire. Ok ragazzi, abbiamo finito tutti i livelli con il bambino. La prossima volta incominciamo quelli con Ugo. Don't la figlio, superato. Brava. E anche questo livello
Cioè, sono l'unico livello al 100% e gli altri con la prova a tempo. Ok, ciao a tutti da Tiger, alla prossima.